Qui nave Normandy, richiediamo un vettore ed una posizione d'atterraggio. Normandy, i sistemi difensivi sono armati e puntati su di voi. Fornite il motivo della vostra visita. Affari della cittadella. A bordo abbiamo uno spettro del consiglio. Permesso di atterraggio concesso, Normandy. All'arrivo procederemo alla conferma dell'identificazione. In caso di irregolarità, la vostra nave sarà messa in quarantena. Che bel posto. Penso che ci trascorrerò la prossima libera uscita. Compensazione pressione interna con atmosfera esterna. Registrato. Ufficiale comandante sbarcato. Ufficiale Presley assume il comando. Fermi dove siete. C'è qualche problema, agente? Spero per te che non ce ne siano. Questo arrivo non era in programma. Ho bisogno delle vostre credenziali. Prima lei. Noi siamo la legge. Mostra un po' di rispetto. Sono il capitano Maeko Matsuo, del servizio controllo rischi Elanus. Sono uno spettro, mi chiamo Shepard. Tutte cazzate, capitano. Dovremo controllare. Devo anche informarla che su Noveria le armi da fuoco sono bandite. Sergente Stirling, sequestri le armi. Non mi sembra opportuno andare in cerca dei Geth disarmati. Stiamo calmi. Qui le regole le dettano loro. Allora ti guarderò le spalle. La tua armatura è in buone condizioni? Capitano Matsuo, abbassi le armi! Abbiamo confermato la loro identità. Gli spettri sono autorizzati a portare armi, capitano. Potete procedere, spettro. Spero che d'ora in avanti la vostra visita sarà meno turbolenta. Parasini-san la riceverà al piano di sopra. Vedi di rigare dritto. Non ci faccio caso. Io sono Gianna Parasini, assistente dell'amministratore Anoleis. Ci scusiamo per l'inconveniente accaduto nell'hangar. Grazie per averci fatti passare. Non c'è di che. Il nostro capo della sicurezza stava solo facendo il suo lavoro. Tra i miei compiti figura anche quello di accogliere i nuovi arrivati. Ha qualche domanda? È molto ben difeso per essere solo un piccolo spazioporto. La commissione esecutiva prende qualsiasi precauzione per proteggere la privacy dei propri clienti. Le nostre indagini hanno la massima priorità. Agisca con prudenza. La commissione potrebbe farle causa. Neanche un avvocato Asari riuscirebbe a vedere la fine del processo. Qui da voi è arrivata qualche persona insolita recentemente? Insolita?
Qualche giorno fa è arrivata una matriarca Asari. Il suo nome è Benezia. Benezia, si trova qui. Posso parlarle? Benezia è partita per la Vetta 15 alcuni giorni fa. Presumo sia ancora lassù. Potrebbe dirmi come arrivare fin lassù? Prima l'amministratore Anoleis dovrà autorizzarla a lasciare lo spazioporto. Dove posso trovare l'amministratore? Il suo ufficio si trova al piano principale, a sinistra, appena usciti dall'ascensore. Ho capito. Possiamo entrare adesso? Certamente. Se ha bisogno di qualcosa, può trovarmi fuori dall'ufficio dell'amministratore. È qui. Non riesco a crederci. Immagino che tu voglia parlarmi di mia madre, Shepard. No, Liara, mi fido di te. Non sei dell'esercito, ma fai comunque parte del mio equipaggio. Grazie, Shepard. Questo significa molto per me. Benvenuti a Port Anshan, centro d'eccellenza a livello galattico dello sviluppo e della ricerca scientifica indipendente. Per la vostra incolumità e per garantire la privacy degli altri ospiti, consigliamo di rispettare le direttive fornite dagli addetti alla sicurezza. Per qualsiasi esigenza, il nostro cordiale staff amministrativo è a vostra completa disposizione. Grazie e buona permanenza. I dirigenti ci hanno ordinato di non parlarti. Il sottoscritto porge i suoi saluti. Voi siete lo spettro in visita a Port Anshan. Le notizie circolano in fretta da queste parti. Certo, stimato spettro. Il vostro arrivo non è stato accolto con molto favore da parte delle compagnie locali. Vi è un problema che voi potreste risolvere. Se potessimo stringere un accordo, il sottoscritto vi ricompenserà adeguatamente. Il sottoscritto si è procurato un oggetto speciale per un cliente. L'oggetto è considerato illegale in questo spazioporto, ma voi potreste superare i controlli. Vuoi usare la mia autorità per contrabbandare la tua merce? Ciò che intendevo. Io non toccherò un bel niente se non so di che cosa si tratta. Il sottoscritto non può parlarne, ma vi assicura che il contenuto non rappresenta un pericolo per la sicurezza dello spazioporto. Voglio sapere chi è il destinatario di questo pacco. Il cliente del sottoscritto preferisce restare anonimo. Cerca di capirmi, non posso rischiare di fare il fattorino per i miei nemici. Le vostre parole hanno senso. Il cliente è il Krogan chiamato Inamorda. È un noto cacciatore di taglie. È piuttosto irascibile, oserei dire. Capite la premura del sottoscritto? Il Krogan non accetterà alcun ritardo nella consegna. Io dovrei far rispettare la legge, non infrangerla. Il sottoscritto comprende, ma l'offerta resta valida. Il vostro aiuto è quanto mai necessario. Potrei comprare qualcosa? Certo. Il sottoscritto non intendeva importunarvi.
Come posso aiutarla? Vorrei parlare con Anoleis. Solo un momento, signora Anoleis? Sì, cosa c'è? Cosa? Il comandante Shepard vuole vederla, signore. D'accordo, la faccia accomodare. Mi vorrà scusare se non mi alzo. Non ho tempo da perdere con dei sempliciotti coloniali. Ha letto il mio stato di servizio, a quanto pare. Prima di iniziare un negoziato è buona regola approfondire la conoscenza del proprio interlocutore. Mere formalità, a mio avviso. Sono disposto a collaborare solo perché lo ha richiesto la commissione esecutiva. Le compagnie si stabiliscono qui per sottrarsi alle seccature delle leggi galattiche. Quindi non avete alcun protocollo di sicurezza? Ma cosa sta dicendo? Secondo lei una compagnia votata al profitto non cercherebbe di scongiurare in tutti i modi la perdita di vite e risorse? Qui sono i dirigenti a prendere le decisioni, non i soliti politici impiccioni. Siete in affari con Saren? L'agente Saren? È uno spettro come lei. È uno dei principali azionisti della Binary Helix, una corporazione che ha investito molto su Noveria. Da queste parti deve esserci una matriarca Asari di nome Venezia, ne sa niente? È arrivata qualche giorno fa con una scorta personale e molto equipaggiamento al seguito. Si è diretta alla vetta 15. Cosa mi sa dire sull'equipaggiamento di Venezia? Erano container molto grandi e pesanti, tutti sigillati. Hanno passato il controllo armi e per noi è più che sufficiente. Scorta personale? In che senso? Nel senso letterale del termine. Guardie del corpo che garantiscono la sua incolumità, soprattutto Comando Asari. Comando? Strano che la loro presenza non l'abbia minimamente turbata. Hanno rispettato tutti i nostri regolamenti. Non potevo impedire a Venezia di portarle con sé. Perché è venuta fin qui? Anche se lo sapessi, non sarei certo autorizzato a dirglielo. Comunque è qui come delegata dell'agente Saren. È qui su richiesta della Binary Helix. Ci sono stati dei problemi alla vetta 15 che hanno richiesto l'intervento di Saren. Devo vederla, immediatamente. Temo non sia possibile. La vetta 15 è una struttura privata sui Monti Scadi. E comunque su quella zona attualmente sta imperversando una bufera di neve. Le navette non possono decollare e tutti gli accessi terrestri sono inagibili. Ha detto che ci sono degli accessi dalla superficie? Ho anche detto che sono inagibili e le strade sono impraticabili. Non insista, Shepard. Lasciamolo perdere, Shepard. È tutto inutile. Troveremo qualcun altro disposto ad aiutarci. Avrei altre cose da chiederle. Ogni minuto che mi fa perdere costa ben 12 crediti alla compagnia. Ne terrò conto. Opold vuole farmi contrabbandare un pacco scottante. Le sue parole non mi bastano per decidere un intervento. Mi porti la merce che Opold intende contrabbandare e ne riparleremo. Non così in fretta, in cambio voglio l'accesso al garage. Davvero astuto da parte sua. D'accordo, dimostri l'esistenza di questa attività criminale e le darò un lasciapassare. Quindi lo arresterete? Qui i processi non piacciono a nessuno, fanno preoccupare gli azionisti. Lo lasceremo semplicemente andare via dal pianeta. Certo, dopo averlo inserito nella lista nera di tutte le compagnie di Noveria. Vedrò cosa riesco a fare, poi mi rimetterò in contatto con lei. Apprezzo molto il suo contributo. Vado. Bene, ho ricevuto un mucchio di messaggi urgenti mentre era qui a farmi perdere tempo. Non ha mai lavorato nel mondo delle corporazioni, vero comandante? Deve rassegnarsi davanti alla burocrazia. D'accordo. Cosa mi suggerisce di fare, allora? Si rivolga a Lorikin. Lo troverà al bar dell'hotel. Non posso dirle di più. Anoleis ha orecchie dappertutto. Quanto sono grandi i laboratori? Abbiamo 17 strutture di ricerca costruite nelle montagne. Ognuna di esse è autosufficiente e ospita centinaia di addetti ai lavori. Mi aveva detto di parlare con Lorikin. Il signor Anoleis non è l'unico ad avere un lasciapassare per uscire da Anshan. Keen alloggia in hotel da quando il suo ufficio è stato chiuso. Mi parli delle corporazioni presenti su Noveria? Al momento circa 250 corporazioni del settore tecnologico occupano i nostri laboratori. I principali azionisti sono il Servizio Controllo Rischi Elanus e le corporazioni Binary Helix e Synthetic Insights. Le vostre guardie lavorano tutte per la Elanus, vero? La commissione esecutiva ottiene uno sconto sulla sorveglianza delle strutture. La Elanus sviluppa anche armi letali e non letali. Binary Helix. Lavorano nella genetica?
La Biak è leader nel settore della genetica e delle biotecnologie. Cercano di sottrarsi all'attenzione dei media. Le loro ricerche sono focalizzate sulle modifiche biotiche, cosa che suscita l'ira dei luddisti e di altri gruppi fondamentalisti. Sbaglio, si è parlato molto della Synthetic Insights ultimamente. È una delle 4 corporazioni autorizzate dal Consiglio della Cittadella a sviluppare intelligenze artificiali. Hanno molti detrattori, ma nessun manifestante è mai riuscito a violare il nostro perimetro di sicurezza. Ecco perché le corporazioni investono su Noveria. Le ho già fatto perdere abbastanza tempo. Si figuri, Spettro. Questo è il mio lavoro. Sono in servizio, Spettro. Non posso parlarti. Sei uno spettro, vero? La direzione ci ha ordinato di non parlarti. Scusami, mi serve un attimo del tuo tempo. L'umano al bar dell'hotel è un venditore della Binary Helix. Si chiama Rafael Vargas e voglio che parli con lui. Mi conosci? Tutti ti conoscono. Testa dura. E questo ti rende perfetta per il mio lavoro. Tu sei una persona molto conosciuta. O almeno Vargas la penserà così. Penserà che sei qui per indagare sugli affari sporchi della compagnia e si distrarrà dalle mie vere intenzioni. Io non so nulla della Binary Helix. Di cosa parlerei con Vargas? Rappresento il consiglio della città di Aramali a Tessia. La nostra città è famosa per i suoi fabbricanti di amplificatori biotici. Perché alla tua città interessa la Binary Helix? Non fabbricano amplificatori. La BH si occupa principalmente di biotica. Alcuni sostengono che il dipartimento di Noveria ha chiamato delle biotiche Asari molto potenti. Commando, per la precisione. Vogliamo valutare i rischi potenziali alle tecnologie brevettate dalle Asari. Ti presenterai come acquirente a nome degli Spettri o dell'Alleanza. Dovrai discutere dei loro programmi di migliorie militari. Il tuo vero obiettivo sarà distrarlo. Ti darò un congegno che si inserirà nella sua rete via etere personale. Invierà alcuni virus di monitoraggio che si infiltreranno nella Binary Helix quando lui accederà alla loro intranet. Cosa ci guadagno? Denaro, naturalmente. Verrò ben pagata per questo e tu, di conseguenza, 500 crediti. Credi che questa uniforme sia solo per bellezza? Il mio lavoro è difendere la legge, non infrangerla. Credi che la Binary Helix obbedisca a tutte le leggi? Che non facciano spionaggio contro le altre aziende? Qualunque cosa facciano, non giustifica le mie azioni contro di loro. Molto bene, Spettro. Me ne andrò. Salve, si sieda pure. Prenda qualcosa da bere. Cosa posso fare per lei? Lei è Lori Keen? Mi hanno detto che potrebbe aiutarmi. E lei è lo Spettro che è appena arrivato, vero? In cosa può esserle utile un vecchio Turian come me? Sto cercando un modo per entrare nel garage. Devo andarmene da Anshan. Avrà bisogno di un lasciapassare. Che coincidenza. Sono il direttore della sede locale della Synthetic Insights. Non so ancora per quanto. Il signor Anoleis ha chiuso il mio ufficio con la scusa di trovare le prove della mia presunta corruzione. L'amministratore è un uomo molto interessante. È diventato piuttosto ricco dopo aver ottenuto il controllo diretto sugli affitti delle strutture di ricerca.
Mi sembra una coincidenza molto strana. Precisamente. Io ho ottenuto le prove dei crimini di Anoleis e lui ha sguinzagliato i suoi mercenari nel mio ufficio per sottrarli. Il suo obiettivo non è in questo spazio porto, mi pare di capire. Ma credo che Anoleis non la lascerebbe andare via. Se riuscirà a recuperare le prove dal mio ufficio, le darò un lasciapassare per il garage e una ricompensa in denaro. Perché Anoleis non le ha ritirato il lasciapassare? E perché dovrebbe? Lì fuori ci sono solo cumuli di neve e Natak affamati. Come fa ad avere un lasciapassare? Io sono un dirigente. Su Noveria gran parte dei dirigenti può spostarsi liberamente. Ha già un piano? Certo. Anche se ci sarebbe, diciamo, un piccolo problema. Forse bisognerà ricorrere alle maniere forti con gli uomini di Anoleis. Ha ordinato ai membri della squadra di sicurezza di Anshan di rovistare nel mio ufficio. Li ha ingaggiati illegalmente. Il capitano Matsuo non è al corrente di questi straordinari fatti dai suoi uomini. La mia priorità sarà recuperare le sue prove. Spero di non dover uccidere nessuno. Eccellente! Prenda, con questa riuscirà a entrare nei nostri uffici. Serve ad attivare l'ascensore. Le prove sono nel computer del mio ufficio. Questo DMO contiene la chiave di decrittazione per accedervi. Lo inserisca nel lettore e si avvierà automaticamente. E cerchi di non macchiare di sangue i tappeti, d'accordo? Ti hanno fatto una buona offerta? Direi di sì, ma non posso entrare nei dettagli. Quando propongono un compenso, lo scrivono su biocarta. Indennità completa. Oh, certo. La compagnia tiene molto ai propri dipendenti. Assicurazione completa, ferie pagate e alloggi convenzionati. Dopo un anno potrò anche diventare azionista. Hai sentito cos'hanno su questo pianeta? In quel posto all'equatore? Salti antigra, immersione, un campo di esagiura regolamentare. Ma se ti piace quel genere di cose, io preferisco ammirare il panorama. Mi ascolto. Fratello, sono io. Ora mi trovo su Noveria. Non posso stare molto, questa chiamata mi costa 10 crediti al minuto. È in tempo reale dalla fascia, pensavi fosse gratis per caso. Ho bisogno di informazioni, qui c'è qualcosa di grosso e c'entra la Synthetic Insights. Il direttore, Lorik Kin, è stato preso con le mani nel sacco. La sede è stata chiusa dall'amministratore di Anshan. Cerca di scoprire il più possibile su di lui. Ecco il suo nome. Preparati. Ranadril Gan Sua Fulson Karaten Nar Ea di Bel Anoleis. No, è l'amministratore. L'amministratore di Anshan. Beh, pensaci bene. Un Turian non rischierebbe di farsi chiudere l'ufficio. Loro non mettono mai a repentaglio la propria squadra. È la prima cosa che gli insegnano. Credo che l'amministratore stia usando questo Kin per distogliere l'attenzione dalle sue grane. Certo che potrei cercare io stesso. Ma non lo sai che qui su Noveria le informazioni vengono tutte filtrate e censurate? E i risultati di una ricerca estesa ad altri sistemi ci metterebbero una vita ad arrivare fin qui. Grazie, fratello. Ora devo andare. Sì, ti chiamerò presto. Cosa vuoi? Ho sentito che Opold ha qualcosa per te. Credi che mi importa se lo sai? Sei per caso il suo corriere? Ti lascio al tuo drink. Come vuoi.
Ferma dove sei. Sicurezza di Anshan. Questi uffici sono chiusi. Lori Keen mi ha autorizzato a passare. Keen? Lavori per lui? È attualmente indagato. Anolei stia pagata per rovistare in questo posto. Il capitano Matsuo ne è al corrente? Ehi, hey, non sono io che voglio la testa di Keen. Anolei si è incazzato come un Varren con quel tipo. Facciamo così. Voi non avete visto noi e noi non abbiamo visto voi. Credo che non dovresti stare qui, Shepard. Mi ha colto sul fatto, vero, signora? Oh, vedo che adesso mostri un po' di rispetto. Sono il sergente Kyra Stirling, del servizio controllo rischi Elanus. Anolei ti avrebbe espulso immediatamente per quello che hai combinato qui. Io no. Lo sai come puniamo chi ammazza i poliziotti sul mio pianeta? Lei è qui fuori servizio, violando la legge per intascarsi delle mazzette. È nostro dovere fermarla. Non volevo combattere. Hanno sparato loro per primi. Beh, io non ho bisogno di una pistola per farti a pezzi. Thank you.
vero? Esatto. Una volta ero un tecnico militare. A parte gli uomini di Maeko, qui sono tutti corporativi. Non fanno altro che sollazzarsi tutto il giorno bevendo acqua costosissima. Allora, oggi cosa posso fare per te? Mi sembri uno che si tiene ben informato. Cosa sta succedendo qui? Ci sono dei problemi alla vetta 15. La Synthetic Insights è stata chiusa da Anoleis ed è arrivata una matriarca. Sai dove si trova quella matriarca? Perché la stai cercando? Ha preso una navetta ed è partita per la vetta 15 prima della bufera. Cosa sta succedendo alla vetta 15? Chi lo sa? Ora c'è una bufera lassù, e non è certo la prima volta. Però in passato il collegamento satellitare non era mai saltato. La vetta 15 ha sempre avuto una pessima reputazione. Nessuno vuole parlare di quello che succede lassù. E tutti quelli che ci sono stati ne parlano ancora meno. Cosa sai dirmi sulla Synthetic Insights? Si dice che Lori Kin fosse corrotto fino al midollo. Quindi Anoleis ha fatto chiudere la sede della SI. Senza tanto trambusto, per non attirare l'attenzione degli avvocati stranieri. Qual è il tuo ruolo qui? Sono il capo meccanico di Anshan. Puoi chiamarmi lì. Gli umani non riescono mai a pronunciare il mio nome per intero. Coordino una squadra di 12 persone, aggiustiamo le navette e cose del genere. Come posso entrare nel garage? Ti serve un lasciapassare. Puoi ottenerlo da Anoleis o da un dirigente. Ma dovrai lavorarteli per bene. Non è che potresti prestarmi il tuo? Certo, se volessi essere licenziato in tronco e spedito in un angolo remoto della galassia. Le guardie ne controllano l'utilizzo. Devo andare. Sarò qui se avrai bisogno di qualcosa. Comandante, pare che alla Synthetic Insights stia succedendo qualcosa di strano. Lei non ne sa niente? Forza, sputi il rospo, cosa vuole da me? Non qui, Spettro. Incontriamoci all'hotel per bere un drink, ma prima che lei vada a parlare con Kin. La aspetterò lì.